grazie mille, come se fu. Poi uno si guarda in giro e sembra la Palestina dopo che ci sono passati gli israeliani a bombardare, no? Sembra quello è lo stato delle strade, e quello è il risultato di una politica predatoria. Cioè, voi pensate, abbiamo un gioiello, mi fa una rabbia. Noi abbiamo un gioiello in provincia di Enna, no? Piazza Armerina, dove ci sono, c'è una delle ville più belle del mondo, ville romane più belle del mondo, da 8 anni il tunnel della strada che porta a Piazza Armerina è crollato e non l'hanno più rifatto, c'è una deviazione, una trazzera, non la Sicilia divisa in due, sono quasi isolati, 8 anni. A un certo punto, sapete che hanno fatto per disperati? Hanno fatto il referendum perché poveri disperati pensano che passare con la provincia di Catania sia sempre meglio che stare sotto le grinfie di Mirella Pesafulli. Questa è la cosa. Il 90% dei cittadini l'ha detto: passiamo con Catania perché non ne possiamo più. E quello è un gioiello che non appartiene né a Crisafulli né ai cittadini di quella città, appartiene al mondo intero ed è ostaggio di questa politica. Sì, diciamo che c'è una signora che voleva porre una interrogazione. Mi chiamo Guido Lovente, Mario mi conosce. Certo. Ad adiuvandum, e parlo da imprenditore, la sfida che fa la pubblica amministrazione e che tu forse non hai valorizzato meglio è proprio questa, che la pubblica amministrazione agisce con i soldi nostri. Certo. L'imprenditoria invece agisce laddove dovesse fare un ricorso con i soldi propri, per cui uno potrà fare 1, 2, 3 ricorsi, ma non so, tipo l'imprenditore vorrebbe poter lavorare, non è... Certo, perché il sindaco fa una delibera, dà un incarico al professore, avvocato, eccetera. E fotterà l'altro con i soldi soldi spesi della comunità. Ma difatti sai cosa ho fatto, Guido? Io ho detto, no, perché devi fare ricorso? Noi dobbiamo dare a un penalista. E là poi sono pagati in tasca propria l'avvocato, che è notorio. Dobbiamo valutare se ci sono. È notorio il fatto che io sia. Facciamo la denuncia. È notorio il fatto che io sia amico del sindaco, estimatore, poi dico, ogni atto va preso per quello che è, per cui non voglio entrare nel merito, anche perché generalmente non mi fido delle cose raccontate. Ti chiedevo la cortesia perché avete detto, per quello che mi risulta fin qua il vero, almeno per quello che si legge sul giornale o sulle delibere, però mi manca un pezzo. Nel clima compensione, sta cosa di Cerza per me resta, mi parlavano anche di una assicurazione. Dico, è possibile leggere solo questo passo? Solo questo passo per capire io con la mia intelligenza come sta qual è la vera verità. O quantomeno dico, poco fa lui faceva un cenno a Cerza. Poco fa abbiamo la delibera, però non funzionava, stampata, però qualcosa io ho trascritto. Ente Necropetto ha avanzato la proposta di organizzare un mercatino in Piazza Immacolata ogni terza domenica e Largo Tevere ogni quarta domenica. Questa è la nostra proposta, è una proposta, quindi non c'è un obbligo, nessuno è obbligato. Ma invece le prescrizioni non c'è convenzione, era la vostra proposta, c'è una vera e propria convenzione. Assolutamente. Poi invece c'è. Perché se si parla di convenzione, dico leggiamo la convenzione. No, non c'è una convenzione. Ci sono poi le prescrizioni da parte del sindaco. La convenzione è il rapporto di obblighi decisi. Ma appunto, se non leggi diventa intellegibile. Se invece la racconti non è una convenzione, è una vostra proposta operativa. Attenzione, ma non è il motivo della regola. Mario, io quella già un'idea me la sono fatta. No. Non mi chiedere. No, dico, se sono io, noi dobbiamo vincere. Guido, scusami, manca anche il rutto per questo, no? Il responsabile del procedimento deve essere notorio. La delibera è completamente illegittima. La più legittima, secondo me, deve essere illecita. Ma comunque, nella delibera, l'unico straccio di motivazione che si legge è perché non c'era il termine finale della concessione. E mi faccio un po' dire, mi manca un pezzo prima, che era il clima. Sì, invece sto apprendendo che non c'è una vera e propria convenzione. E l'assicurazione fece a che cosa? A te?
Allora, loro nella delibera hanno dato delle prescrizioni a cui noi ci siamo attenuti. Abbiamo noi stipulato una polizza di responsabilità civile nella quale abbiamo contemplato, diciamo, le caratteristiche del mercatino e quindi abbiamo assicurato gli espositori e gli avventori del mercatino nei confronti di possibili danni, di possibili infortuni che dovessero capitare all'interno, diciamo, del mercatino. Polizza che scadrà credo a giugno, una cosa del genere, quindi ancora. Ma non è stata mai oggetto di contestazione? No, ci sono di quelle cose che a volo di adesso alla bocca del sindaco. Io posso volevo partire dalle carte scritte e mi sembrava strano che tu avessi fatto cenno al prima convenzionale. Le delibere, la delibera di revoca, la prima, la proposta e la delibera di revoca le ho lette, per cui ne avevo preso conoscenza. Allora, un'ultima preghiera, ma non vorrei prego. Ti chiedo la cortesia e va nella stessa direzione. Occupati del carabinero. Ce ne stiamo occupando. Perché il giornale di ieri diceva che il dottore Ferrara se ne fosse della revoca dell'antimafia, dell'anticorruzione. Ce ne stiamo occupando. Dottore Lovette, mi scusi, siccome i nostri stendisti devono tornare a lavorare, io desideravo dare la parola a qualcuno di loro perché sono i veri attori di questa vicenda. E quindi qua ci sono Carmelo Mazzullo che è uno storico del biologico, lui si occupa di biologico da quanti anni, Carmelo? Più di 30. Le mie aziende, cioè il mio inizio lavoro è incominciato prima ancora che iniziassi il regolamento comunitario. Esattamente. Quindi mio padre, diciamo, come generazione noi facevamo già. Allora, proprio per quando è entrato in regolamento comunitario, chiaramente. Carmelo, vieni qua perché così sei. Quando è entrato il regolamento comunitario siamo state una delle prime aziende che ci siamo regolamentate dal punto di vista legale. Allora io volevo dire due parole precise. È chiaro che quello che avete detto voi per me non è nuovo. Io oltre 40 anni che mi occupo, faccio politica, faccio l'imprenditore per lavoro e tutte queste cose, quindi queste cose per me sono, come si può dire, normalità. Normalità perché ormai ci siamo abituati, praticamente ci siamo incalliti in questa normalità. È chiaro che da oltre 40 anni lotto contro questo tipo di atteggiamenti mafiosi e la lotta, come dicevano loro, più importante, sì, è bene quella legale, ma è quella proprio la battaglia che si fa attraverso, diciamo, le denunce ai cittadini, attraverso le denunce per loro. Infatti io ho detto a loro, la cosa che noi possiamo fare è quella di denunciare quanto più pubblicamente questo atteggiamento e questa cosa che chiaramente non ha una logica. Noi andiamo a cercare per delle logiche, però la logica è l'atteggiamento mafioso, quindi cioè non ha una logica per una diciamo normalità e regolata di questo. Ma come ha detto il Presidente della Repubblica, è una logica predatoria. Noi siamo per ricostruire una logica di comunità in cui ci si sostiene insieme. Se tu sei qua con altri che sarebbero, tra virgolette, suoi concorrenti, ma non sono tuoi concorrenti, insieme invece vi sostenete e andate avanti. Assolutamente. Io ti voglio dire una cosa molto importante, cioè nel senso che era quello che volevo sottolineare. Allora, la mia azienda è abbastanza grossa, che noi esportiamo in tutta Europa, e la cosa più bella che io posso provare è il fatto di avere questo contatto tra io che sono la produzione e il consumatore. C'è questa, la soddisfazione che provo io quando una signora dice ho assaggiato i tuoi pomodori e sono qua perché li ho assaggiati e voglio che vedi i tuoi pomodori, per me è una soddisfazione più grossa rispetto a quella che vado a vendere un autotreno di pomodori in Svezia o in Germania e lo faccio, quindi cioè, sento io ho le due facce, posso fare il confronto tra le due cose, quindi questa era quella che volevo sottolineare, diciamo che magari il sindaco che ha revocato questa autorizzazione preso da questa enfasi di mafia, questa enfasi praticamente di voler favorire l'amico dell'amico, praticamente queste cose non li percepisce, però è importante praticamente che tutti quanti percepiamo questa, che la cosa più importante e più bella è il fatto che noi, che magari siamo imprenditori, facciamo
tanto per la nostra azienda, però la soddisfazione più grossa che posso dire che in questo momento io provo è quella che quando la signora mi dice ho assaggiato il tuo pomodoro la settimana scorsa e sono di nuovo qua ed è bello, mi piace questa cosa, ma questa è la questa è una grande vittoria per noi. Io penso che quando abbiamo questa vittoria non ci può essere nessun sindaco che revoca, può fare tutto il revoca, che può fare tutte i casini che vuole, però praticamente la vittoria è nostra. Sentiamo anche, diciamo, un'altra parte, no? Io, Mauro Calvagna, sono un piccolo produttore, a differenza di altri produttori. Anche che sei sul mercato da meno tempo. Io ho iniziato da 5 anni che sono in regione di biologico, giovanissimo. La cosa che a noi piccoli produttori colpisce è che non ci conoscono. Non ci conosciamo. Il nostro obiettivo è farci conoscere, portare i nostri prodotti. E io sto portando avanti il progetto dei grani antichi, farine di grani antichi. Quindi immaginate a me, a noi, che pubblicità viene fuori perché le amministrazioni fanno questi giochetti. C'è poi lì, non c'è giustamente il consumatore, alla fine cosa ne sa? Infatti la prima parola che ho detto a Giuseppe, sono state due, questa è mafia e danno in pasta ai giornalisti. Cioè, facciamo sapere quanto più possibile quello che sta succedendo. Che già a me già mi hanno chiamato 5 produttori. Ah, ma qua San Gregorio, ma dove sei? Ma io sono venuto apposta la Catalina. Come faccio a comunicare a tutti i miei produttori quello che è successo, ai miei consumatori, quello che è successo? Cioè, quindi vedete, a noi che pubblicità viene fatta? E che danno? E che danno economico? E io da un anno che siamo, che collaboro, che partecipo al mercatino di San Gregorio, al mercatino dell'associazione Tendambechino.0, a portare avanti, parlare, far conoscere, sponsorizzarci. Anche perché all'inizio loro venivano e chiaramente il pubblico non era così numeroso come adesso. E quindi hanno speso, hanno investito sul loro lavoro. Quando era il momento di raccogliere, invece è stato tolto quello. Infatti, ed è gravissimo. Il danno, ma non a me, Calvagna Mauro, a tutti i 50 produttori che associati, che abbiamo tramite l'associazione partecipato, è successo questo, c'è la pubblicità. Come possiamo andare avanti in uno Stato dove si parla lotta alla mafia, dove si parla di legalità? Io per anni ho fatto parte dell'associazione contro la legalità, cioè arrivo nel mondo reale, un imprenditore che si butta nel mondo reale, investe denaro dove denaro a 30 anni, non ne ha. E poi arrivi qua, è un problema. Infatti io sono molto deluso con tantissimi produttori, con l'associazione, e questo atteggiamento è mafioso. Cioè basta, cioè, è questo, purtroppo. Grazie Mauro. Scusate, i miei quasi, un giornalista, i miei quasi 79 anni mi hanno consentito di vedere storico, il giornale di Sicilia, parliamo. Il secondo, la mia opinione, bene, il concetto che mi sono fatto io oggi, che la politica è una cosa seria, dovrebbe essere al servizio dei cittadini. Molti politicanti l'hanno fatto diventare una merda, scusate la parola. Un politicante che ha tanto, un tinto consigliere comunale, minchia, scusate, si sente non so cosa. Io 2 anni addietro abitavo a San Pietro Valenza, adesso abito a Val Verde. Era l'estate, in estate, era, mi pare, l'elezione regionale. Mi arriva un attore che ci doveva essere la rappresentazione teatrale, mi arriva e fa: Michele, me li puoi procurare 20 voti per il tizio? Lo guardo in faccia, ci dico: io non sto nemmeno il mio, perché io 3 anni e 10 certificato elettorale per una mia protesta spiegando i motivi l'ho depositato in comune, non voglio andare più a votare. Non sono tutti i politicanti, io dico politicanti. Io, vedete, nel Parlamento italiano c'è stata Cicciolina, deputata. Ho più rispetto per Cicciolina per quello. Il suo mestiere era quello, e ho rispetto per Cicciolina perché non ha rubato
e non ha fatto coattivazione, penso. Mentre che c'è, c'è. Io con il sindaco di San Pietro Valente che c'era prima, non so quante volte ci siamo quasi arrivati alle mani, politicamente, umanamente siamo i migliori amici. Le ho dato anche un po', come si suol dire, nascosto la terra, anche al parroco, perché il parroco non si può permettere dentro la chiesa distribuire le immaginette per una donna che è molto chiacchiera, che ha tanto sotto le chiacchiere. Non siamo e non può dire a una mamma di famiglia con due bimbi che ci va che hanno fame, non ti do niente perché non viene ammessa. Michele, allora, grazie per sono la tua presenza qui, perché è tutto le mie. Così come ringrazio, anche se è dall'altro lato della telecamera, Massimo Scuderi per la sua presenza. L'indiscreto è il nostro punto di riferimento. Speriamo di essere più. E di partenza in questa avventura. Una cosa, io lo so, la volevo dire. C'è una cosa che io personalmente non riesco a perdonare a questa politica. Non lo riuscirò mai a perdonare. Avere distrutto il senso di comunità di questo paese. Noi dobbiamo ricostruirlo. Quando noi abbiamo detto non lasciamo nessuno indietro, è perché noi abbiamo un gran bisogno di ricostruire il senso dello stare insieme, diversi con le nostre idee diverse, ma insieme come comunità, perché noi da questa crisi, da soli, ognuno per i fatti propri, non ne usciamo, affoghiamo, ne usciamo insieme come comunità, oppure affoghiamo tutti, e questi non l'hanno capito, noi li vediamo giorno per giorno in Parlamento, questi non hanno intenzione. E come facciamo a sfondare il Parlamento? Come facciamo a sfondare questo Parlamento? È incredibile, loro nella divisione, nella distruzione del tessuto comunitario ci cavano, ma hanno capito che però adesso sta affondando la banca. Ma vedi che va tutto bene, cosa dico? Prima dei saluti volevo mandare un messaggio positivo. Che Pippo non è uno che molla. No. Passata questo ciclone, questo piccolo ciclone, volevo comunicarvi che noi siamo più attivi di prima e abbiamo una serie di richieste per organizzare i mercatini che vanno diciamo da Zafferana, quindi a Catania, passando da Cicastello, via Grande, quindi diciamo Masca Lucia, che dice no, Masca Lucia c'era un discorso intavolato, quindi che si potrebbe anche riprendere. Quindi qual è il messaggio che voglio lasciare? Il messaggio è questo, che noi continuiamo a svolgere questa attività perché ci crediamo e perché noi vogliamo promuovere il chilometro zero, il biologico, non vogliamo promuovere le polemiche, quindi questo è il nostro scopo, vogliamo quindi creare questa comunità. In questi giorni abbiamo avuto degli attestati importanti, dei riconoscimenti, siamo stati invitati prima al Parco dell'Etna dall'AIAB Sicilia, che si sta impegnando in un grosso progetto per la realizzazione del biodistretto dell'Etna, biodistretto dell'Etna che coinvolge tutta la provincia quindi catanese e coinvolge diciamo, i vari enti, i vari operatori, quindi dall'agricoltura, quindi dal turismo, quindi i comuni, cioè è una sorta di grande rete all'interno della quale bisogna quindi mettersi e per avere un solo obiettivo, lo sviluppo del territorio, la difesa del territorio. Qualche giorno fa siamo stati invitati anche al centro zoo, sempre da Erbe Sicilia, nell'ambito diciamo, di un altro seminario quindi, che metteva quindi, al primo posto quindi, la tutela quindi, della salute, quindi, i prodotti quindi, OGM free. Quindi praticamente noi stiamo cercando di dare il massimo al nostro piccolo quindi, per poter promuovere queste realtà, quindi promuovere realtà quindi, che hanno bisogno di essere promosse. E quindi dare spazio quindi, soprattutto ai piccoli produttori quindi, che sarebbero veramente soffocati. Tutto qua. Sì. Volevo aggiungere soltanto una cosa, mi premeva perché la ritengo molto importante. Una buona politica, tornando al problema che noi abbiamo avuto con l'amministrazione comunale,
Una buona politica sarebbe stata quella di dare spazio a più attori sociali. Noi non avevamo nessuna pretesa di avere le